Bella ragazzi, qui come sempre è Zam che vi parla oggi. Sono tornato per il terzo episodio, credo, del San Andreas Drogo. Come potete vedere, sono finalmente giunto a San Fierro, anche nota come San Francisco. Perciò direi di iniziare subito una missioncina. Intanto guardate che zarro che è diventato il mio CJ, occhialini da sole blu elettrici, pompato come non si è mai visto, un tatuaggio con la croce qui, un orologio verde qua che non si sa nemmeno perché c'è, e i pantaloni rossi con le mutande di fuori. Perciò partiamo subito con 555 with Tip e ci godiamo il filmatino. Subito il ciccione della gente tempennica deve rompere le palle. Sì. Ma non si fanno queste cose. Visto, niente soffiate. Cioè, è sbagliato anche per me che non sono uno della strada, che non le so queste cose, ma non si fa sta cosa. Si chiamano gli sbirri, capito? Cioè. Sì, va bene. Abbiamo capito, perciò andiamo all'hotel Bankhof, e prendiamo però la mia bravissima moto che mi aspetta sempre nel garage, da dove l'ho lasciata. Scusate, ma sdrogheggia la mia voce, non so perché. Ecco, era un pochino. Oddio. Allora, dobbiamo andare al porto, quindi, prima di tutto. E che dire, vabbè, procediamo con la nostra moto che non ci abbandona mai. Non so poi perché scelgo di spostarmi sempre in moto. La moto non mi piace su questo gioco, in quanto finché non avete un'ottima abilità di guida è un pochino complicatina da guidare. Più che altro ogni minima stoccatina che date in giro cadete come delle pere cotte. Perciò, ecco, diciamo, non mi è mai piaciuta più di tanto. Allora, sta missione è una figata, me la ricordo. C'è tipo da fingerti, ecco, parcheggiatore. Questo hotel è un servizio parcheggiatore. Il pubblico ministero lascerà la sua macchina qui a breve. Segui il parcheggiatore al parcheggio sotterraneo e fallo fuori. Andiamo. Cioè, guardate questo quant'è prudente nel guidare. Intanto la moto che è dietro lo tallona. Eh sì, se magari non freni così di botto. Guarda quello che. Perché dovrebbe fare un salto del genere? Non si vuole spostare quella. Guarda, guarda il tempo che mi fa perdere. La devo falciare io, evidentemente. No, se ne va. Ci mette 3 ore, ma si toglie dalle palle. Ok. Adesso possiamo andare giù. Nella tranquillità più. Nella più alta tranquillità. E aspettiamo che parcheggi. Vabbè, in teoria questo dovrebbe capirlo subito che sono qui per lui. Cioè, non c'è nessuno nel parcheggio, seguo ogni sua mossa. Vabbè, facciamo finta di parcheggiare almeno, eh? Ok, se ne va via il parcheggiatore. Aspettiamo che se ne vada del tutto. Per poi. Ah no, ma devo ucciderlo questo. Pensavo dovessi rubare la macchina. Madonna, ero sovrappensiero, sorry. Ok, nessuno mi ha visto, gli rubo l'uniforme. Oddio, i soldi che aveva, i big money, no. Ditemi che ne ho raccolti almeno un paio. Sì, vai al parcheggio. Cioè, io sono un parcheggiatore con occhiali da sole blu elettrici e il cappellino alla rapper. Alla rapper, cioè, proprio non c'è parcheggiatore migliore di me, direi. Però mi dona, via, mi dona sopra il mio petto bombato. Sembra che sia una donna con le tette, cioè, guardate lì com'è pompato CJ. Questa sua camminata da duro poi per le strade di San Fierro. Allora, voi due, stronzoni qui. Ora credo non ci sia altro da fare se non aspettare l'arrivo del coglionazzo alla guida di una Merit Blue. Cazzo, è la marca di sigarette. Vabbè, comunque volevo scusarmi se ho una voce un po' nasale, ma sono raffreddato da morire. Cioè, mi raffreddo sempre, non so perché. Però, vabbè, purtroppo così. Cos'è tutta quella gente lì davanti? Cosa stanno aspettando? Il bus? Non c'è una fermata del bus lì. Vabbè. Tanto questi tre idioti sono uguali. Sono fratelli. No, sono fratelli gemelli. Stesso taglio di capelli, stessi occhi, stesso naso, stessa barba, tutto. Vabbè, questa non è la mia. Figo questo, chi è? Berlusconi. Un pochino più basso era lui. Vabbè, nonostante i pixel un pochino sgranati, magari sarebbe assomigliato a lui. Quelli continuano a stare lì. Credo che la prossima auto sia per il coglione qui, che al limite prendo a manganellate. Vabbè, non posso ancora prendere a manganellate la gente. Mentre sono in missione almeno. Quella viene qui di macchina? No, non viene qui. E allora, quando arrivano? Qui mi sa che tocca aspettare altri 20 anni prima che arrivi il mio bersaglio.
E poi tocca caricargli l'auto di neve. Quale neve, mio signore? Scherzo, così sembra che sono un drogato di prima categoria. Vabbè, qui cosa stiamo facendo? Un balletto? Uno yaxetto? Non arriva nessuno, cioè faccio prima ad andare in giro per tutta la città. Dimmi che quello è mio. Una Merit blu? La macchina che colore è? Stai vicino alla corsia, questo è mio, questo è mio. Prego, si fermi. Grazie, signor procuratore. Gliela porto via io, stia tranquillo. Nelle mie mani sarà sicurissima. E adesso me ne vado. Cioè, lui ha avuto tutto il tempo di vedere che io me ne stavo andando. Dirigi nel tuo garage. No, dopo una volta che avete messo. No, una volta messa la coca, non dobbiamo far graffiare l'auto nemmeno di un centimetro. Se non mi ricordo male, se no è la fine. Tocca ogni volta andare al paint spray. Che palle. Vabbè, dai. Cercherò di guidare con prudenza. Solo che c'è il tempo, capite, che mi mette fretta. A me non mi si deve mettere fretta, ecco, vedete. Già fosse capitato adesso, dopo che sono passato al garage, sarebbe stata la fine. Vediamo un po'. Ok, entriamo. Nel modo migliore possibile per caricare la nostra macchina. Di che cosa? Ma lo vedremo dopo. La partita di droga è stata piazzata. Porta la macchina al parcheggio dei parcheggiatori. Parcheggio dei parcheggiatori. Proprio. Meglio di così non si può. Mantieni la macchina intatta in modo che il procuratore non noti nulla. Ok. Ci posso riuscire, ci posso riuscire. Così come sono riuscito a fare durante i live le missioni più difficili senza morire, ce la farò anche a non far danneggiare un'auto. Se continuo a guidare così lo vedo difficile. Occhio, fatemi passare, fatemi largo. Fate conto che io abbia un carro armato. Non dovete toccarmi. Dai, manca poco, manca poco. No, fermi, fermi, piano, 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 ragioniamo con calma. Ragioniamo con calma. Ah, la devo portare giù al parcheggio? Merda, ora me lo sento, mi vengono a sbattere. No, son mostro, ce l'ho fatta. Parcheggio l'auto nel posto indicato. Che bestia, mi ricordo su PS2 sbagliavo sempre a fare sta missione, eh. Cioè, sbagliavo, mi rompevo sempre la macchina. Ok, esci dal parcheggio e chiama i puliziotti. E beh, ma qui dobbiamo. Ehi, collega, come va? Dopo lo ammazzo questo, almeno mi dà un pochino di denari, i 30 denari di Giuda, quel coglione. Sì, sto un po' sdrogheggiando, questo è il nostro signor procuratore e noi ci godiamo la chiamata alla polizia che se non sbaglio dovrebbe arrivare più o meno. Eccoci. Bravo, CJ, tradisci addirittura i tuoi compagni. Chiami la polizia, cioè. Non si fa così, tu sei uno di quello che pensa, cab, cioè non puoi chiamare la polizia. Vediamo cosa c'è lì dietro. Cosa c'ha? Cosa c'ha? LOL. Sì, dicono tutti così, caro mio. Dicono tutti così. Madonna, che sventolone che gli ho tirato. Ok, ce l'abbiamo fatta? Direi proprio di sì. E sapete che facciamo adesso? Andiamo a cercare, visto che la missione è riuscita. Madonna, questo mi stava prendendo sotto. Ok, visto che mi stavi per prendere sotto, io ti rubo la macchina e vado a comprarmi dei vestiti, perché ormai siamo a San Fierro e non posso più permettermi di andare in giro a torso nudo, nonostante abbia dei pettorali davvero molto scolpiti. Quindi vediamo un po'. Ah, è qui subito il negozio. Non mi toccare. Allora, parcheggiamo qua. Ma Zip è un negozio lercio proprio. Non ci avranno niente, tutta roba di seconda mano. E invece fu così che trovò i vestiti da Dio. Vediamo un po'. Allora. Tanto lo specchio lì riflette un riflesso molto pixelloso. Allora, torso, felpe, camicie. Vediamo un po' la camicia. Giacca di jeans, va, mi ispira di più. Vediamo com'è. Farà schifo. Da duro, peccato che non ci dica per niente quei pantaloni né con quella collana d'argento. Ma non c'è tipo la catena col simbolo dei dollari, quella la voglio. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Quella maglia non mi piaceva. T-shirt, maglia marrone, camicia gialla. No, no, voglio vedere che scempio è. Mamma mia, è orribile. Cos'è? Un operaio, un meccanico. Che schifo. Cioè, non possono mettere una maglietta così. Una felpa, dai, una normalissima felpa da Ezio Auditore. Beh, fa schifo anche questa. Vabbè,
Però vabbè. Se non fosse per il logo della Rockstar lì. Ma dai, prendiamola, chi se ne frega, ci proteggerà durante la pioggia, durante i temporali. Solo che quei pantaloni rossi. Vediamo un po'. Chinos, cosa sono i Chinos adesso? Io non seguo molto la moda, ma Chinos non l'avevo mai sentito. Madonna, sono i pantaloni da ginnastica, cos'è? Poi tutto blu, no, vediamo che altro colore ci sono. Blu proprio è squallido. Beige, beige ce la possono andare. Starò facendo tutti gli abbinamenti sbagliati. Madonna, quello non è beige, quello è grigio più Beh, li compro. 150 dollari. Ma un furto, ho capito che c'ho i big money lassù in alto a destra, però possono chiedermi 150 dollari per un paio di jeans. Scarpe scamosciate, dai, proprio da. Vabbè, un tocco old school ci sta, ma sì, prendiamoci anche queste scarpacce. Gli tolgo quel cappellino adesso. Che capelli ho poi? Mica mi ricordo. Bisogna vedere. Allora, catene, dimmi. Cubana d'oro. Che cosa c'è? Vabbè, già d'oro è meglio che d'argento. Quindi la prendiamo. Quanto costa? Se. Dai, vabbè. 350 dollari. Si vive una volta sola. Beh, qui spendo tutto il mio patrimonio. Ah, catene, scarpe, orologi. No. Occhiali. Occhiali neri. Vediamo come sono questi occhiali neri. Mamma mia! Ci stanno, eh? E io li prendo. Ora vorrei togliermi il cappello giusto per vedere che capelli ho, perché non ricordo. Allora, o meglio cambiare giusto da pescatore. Mamma mia, ma che cazzo! Ma cos'è sto cappello? Ma per favore, nemmeno ci vedrà. Allora, da pescatore, marrone. Perché marrone? Un cappello. Mamma mia. Vediamo quello da pescatore scozzese com'è. No, io me lo compro. Una tovaglia in testa c'ho, io me lo compro. Basta. Toh. Adesso vado in giro con la tovaglia in testa proprio che c'è di meglio per andare in giro per una città come San Fierro con la tovaglia. Eccoci qua. Beh, direi che ho fatto un buon acquisto. Guarda lo stile. Vabbè, quel cappello va tolto prima o poi, però per ora possiamo accontentarci. Già che ci siamo, passerei a mangiare un hamburgerino qui al Burger King, sì, il Burger Shot, visto che. Se no, che cazzo ci faceva quell'aereo lì? Boh, i bug del gioco proprio. Senti, cicciona, zitta e servimi qualcosa da mangiare. Ma cos'è il menù bambini? Non voglio il menù. Ma nemmeno l'insalatina, cos'è? Come se vado al Mac. Ah, questo già mi piace di più, la carneficina. Ne prendo uno, ne prendo un altro. Eppure un altro. Anche un altro. Però dopo se non sbotta il mio Carl. Poi non voglio farlo ingrassare troppo, eh. Ok. Che cazzo? Quelli sono uguali. Pregano, io li ammazzo. Tanto non verrà la polizia. Boom, 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 boom. Insomma, non lagga. Quattro colpi in testa, non è morto. Beh, oddio, magari ti sparassero quattro colpi in testa se. E non morissi. Perché? Posso prendere il taxi? Non mi ricordo più come si fa. Ah, bastava premere Y più forte. Vabbè, ormai. Là la mia macchina non c'è più, l'avevo parcheggiata lì, ma evidentemente qualche ladro me l'ha rubata. Strano, perché di solito in GTA sono io che rubo le macchine. Però vabbè. E quindi vabbè, dai, andiamo a salvare. Un po' di cose le abbiamo fatte anche oggi. Shopping selvaggio e una missioncina per incastrare il procuratore distrettuale o il pubblico ministero, vabbè, chiunque sia. Avete capito chi intendevo? Madonna, questi che mi si mettono in mezzo, girano senza freccia, non li sopporto. Quindi vabbè, salviamo. E che dire, anche questo terzo episodio è finito. Come sempre, spero che vi sia piaciuto. In caso vi sia sorto, lasciare un bel mi piace, un commento se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.